Beh, tutto di nuovo, la partenza da Leuganeo, si parte dentro lo stadio, poi si va verso i due palazzi, quindi si entra in Selvazzano, Rubano, Selvazzano, la parte di Teolo, Abano Terme, per poi rientrare in Padova, quindi un percorso tutto nuovo, molto bello e nello stesso tempo ammirevole a livello culturale e anche scorrevole. Diciamo una bella novità per Padova. Beh, quello che ci auguriamo è che ci sia tanto pubblico nel percorso e sicuramente i comuni come i comuni del Campo San Pierese sapranno valorizzare i propri territori e poi il percorso è bello, scollevole, e poi l'emozione di entrare in questa bellissima città che è quella di Padova sicuramente farà da padrone a qualsiasi fatica, a qualsiasi voglia di concludere la maratona.